Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Il Vangelo ci dice che un signore venne a sapere che non lontano da dove abitava lui si vendeva un campo nel quale tutti dicevano che c'era un tesoro nascosto. E allora egli pensò: è il momento giusto, vado e tratto l'acquisto di questo campo, perché io mi voglio impadronire lecitamente di quel tesoro. Ma qual è questo campo, se il Vangelo a parlarne? È il regno di Dio, e appartenere al regno della verità e della santità, far parte di Cristo, Figlio di Dio venuto nel mondo per riscattarci dal peccato e dal demonio. E quel tesoro cos'è? Il tesoro è il dono della fede, perché con la fede noi abbiamo una luce grande, la luce vera. E la fede ha come primo oggetto proprio Gesù Cristo. Infatti è Lui che dice: io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità, la vita. Sono cioè quelle realtà, quel regno che voi cercate. Non esiste un altro regno di pace, di giustizia e di amore al di fuori di me, dice Cristo, e del mio Vangelo. Allora possiamo dire che noi siamo fortunati, perché siamo eredi. I nostri genitori, i nostri antenati hanno dovuto combattere per scacciare il paganesimo, l'idolatria, per liberarsi, no, da quella pestilenza di millenni, e si sono ritrovati
nella verità di Gesù Cristo, sono entrati a far parte della Chiesa del Signore. E allora siamo fortunati. Non buttiamo questo tesoro prezioso che per noi è stato acquistato da chi ci ha generato e ci ha amato e ci ha educato. Mentre venivo adesso io pensavo, ora queste belle vie sono tutte lastricate di porfido, pulite, ordinate, siete meravigliosi per questo, ma forse centinaia di anni fa non era proprio così. Però vedete, piano piano le cose si migliorano. Così deve avvenire nelle abitudini, nelle scelte della nostra vita. Piano piano ci liberiamo dalla schiavitù del vizio, del peccato, dell'ignoranza, della paura. Noi adesso possiamo dire: Signore, io ti amo perché so che tu sei mio Padre, tu mi hai dato la vita. Possiamo dire a Gesù: Signore Gesù, ma come faccio a ringraziarti per tutto quello che tu hai fatto per me e fai per me ogni giorno? Io, vivendo vicino a Padre Pio, spesso mi sentivo il bisogno di spingermi più avanti nella preghiera, nella pazienza, nell'obbedienza, anche nel sacrificio. Però, come dice Dante Alighieri di San Francesco, più io mi sforzavo di andare avanti, più mi rendevo conto di essere rimasto troppo indietro. Perché lui, con quella vita di preghiera continua, di sofferenza indescrivibile, anzi diciamo che è impossibile, perché il sangue che perdeva ogni giorno non era recuperabile in una settimana, eppure Padre Pio ha vissuto più di 80 anni, quindi diventava lui stesso un segno di Dio, un miracolo vivente. Ecco, qual è la ragione di questa festa che noi facciamo in onore di San Donato? Perché ogni santo è un miracolo vivente ed è la sorgente di miracoli a cui noi andiamo ad attingere in forza della nostra fede e della nostra devozione. Chissà da quanti secoli così tanto compostamente, devotamente, le preghiere dietro l'immagine del santo portato in processione. E tutte quelle preghiere sono ancora qui. A me pare di sentire l'eco della preghiera fatta dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai vostri bisnonni e dalle generazioni che vi hanno preceduto nella fede. Che bello! So di certo che ogni castellano, se si trova fuori, in questo giorno ritorna, perché deve festeggiare il proprio santo. Questa protezione è una garanzia che accompagna sempre ed è un conforto incredibile, perché le battaglie nel mondo non sono finite, ce ne sono tante altre, ma noi non abbiamo timore, perché nessuno ci può rubare ciò che noi portiamo nel cuore, quello che portiamo nella valigia, nella tasca, quello ce lo possono anche rubare. Ma ciò che portiamo dentro, quindi questo tesoro della fede, non ce lo possono rubare, a meno che non siamo noi a metterlo all'asta, in vendita. Lo faremo mai? Spero proprio di no. Anche nel mio paese fanno una grande festa in onore di San Donato, ma ve lo dissi già l'anno scorso, se mi invitate voi io vengo qui, perché mi piace, mi sento proprio come un pesce nell'acqua, ristorato anche come sacerdote da questo calore di amore, di devozione che avete verso San Donato. Così si invocano i santi, così si pregano i santi, così si imitano i santi, perché se scendete pochi chilometri più giù trovate esempi che sono totalmente opposti a quello che voi oggi date. L'esempio della preghiera, della dolcezza di amore verso San Donato,
della familiarità e amicizia che rinfrescate in questa circostanza. È bello vedere, come sapete, anche comunitariamente vivere la gioia di questa festa. Nessuno di voi si chiude in se stesso come un essere emarginato per fare una festa. La festa non è quella. La festa si fa stando insieme, pregando insieme, cantando insieme e affidando insieme, per l'intercessione di San Donato, a Dio nostro Padre tutte le nostre necessità, le nostre sofferenze, le nostre preghiere. Continuate a pregare. Quante volte io ho incontrato, camminando su queste montagne, alcuni di voi e ci siamo fermati a parlare, e il discorso era ovviamente sulla fede, su Padre Pio, su San Donato, ed era una gioia poter dire: ecco, insieme condividiamo queste verità, insieme possiamo consolarci, sapendo che noi due, anche se viviamo in punti diversi, ci ritroviamo insieme in questa luminosità del Vangelo. Che il Vangelo resti il vostro codice, sempre, sempre, ditelo ai vostri ragazzi, ditelo ai vostri bambini, che cerchino sempre la verità nel campo di Dio, nella Chiesa di Dio. E io vorrei pregarvi oggi di aggiungere un'intenzione particolare che il caro Don Giuseppe l'ha messo già nel rosario: l'unità nelle famiglie, l'unità delle famiglie. È una disgrazia quello che sta succedendo oggi. Noi cristiani cattolici non possiamo vendere anche quella bellezza che è il sacramento del matrimonio, celebrato ai piedi dell'altare e vissuto ogni giorno nelle proprie case come in una chiesa domestica, la santità delle famiglie. Una seconda intenzione vorrei suggerirvi nelle preghiere che stiamo facendo, nell'offerta della Santa Messa, è perché il Signore preservi i vostri giovani dal tarlo, dalla pestilenza della droga. Tenete lontano questo tarlo che distrugge. Troppi ne ho visti di ragazzi splendidi, intelligenti, partiti e poi precipitati in questo pozzo difficilmente risollevabile. Quello che conta allora è che noi oggi ce lo ricordiamo, e lo ricordiamo al Signore. Per intercessione del tuo santo martire, a noi dona la forza di perseverare nella fede, alle nostre famiglie di rimanere nell'unità del sacramento celebrato ai piedi dell'altare, e ai nostri figli che sia sempre aperta la possibilità di vivere senza condizionamenti e senza pericoli. Signore, tu sei il nostro Padre, a te chiediamo queste cose come ti chiediamo il pane per mangiare, la veste per coprirci e la pace per camminare insieme fino a te. Così sia.